Buongiorno, io sono Marina Marellato. Io sono Maika Perugini, illustratrice del libro che siamo qui oggi a presentarvi, che è appunto Distante non vale. E siamo qui per raccontare come è nato il progetto di fare appunto questo libro. In periodo di Covid, in un momento dove eravamo un attimo in pausa sostanzialmente dal primo lockdown, io e Marina ci siamo trovate un pomeriggio a passeggiare e come era normale fare in quei tempi, perché comunque il discorso era sempre il Covid, si discuteva un po' degli stati d'animo, delle esigenze, del malessere, della tristezza che questo virus comunque ha portato. E, passeggiando ci è saltata in mente l'immagine di questo isolamento a cui appunto eravamo stati costretti a rinchiuderci e ci è venuta l'immagine appunto di una bolla che, come vediamo, Oh, scusami, hai ragione. Ce la posso fare. Ecco qua. ecco, il libro sostanzialmente è nato da questa immagine qui, perché parlandone avevamo l'idea di essere come rinchiusi, ognuno nel suo, se vogliamo anche chiamarlo dolore, nel suo isolamento, e avevamo la paura di toccarci e di precipitare se fosse tipo scoppiata la bolla. Ecco, da questo è nata una storia, da questa immagine, poi parlando con Marina, è nato appunto questo libro che lei ha Sì, scritto benissimo. scusa se ti interrompo, in realtà Marta è molto modesta perché l'immagine delle bolle è una sua idea totalmente, mi ha regalato questa suggestione. Parlando sì, con me, tra di noi ci conosciamo da una vitaccia, e mi ha davvero regalato questa suggestione, dalla quale è nata poi. È nato poi tutto il racconto. L'idea della bolla era particolarmente convincente anche perché all'interno della bolla ognuno di noi ha vissuto un'esperienza comune ma diversa, perché le vite delle persone sono diverse. Anche io e Mike abbiamo fatto un'esperienza della pandemia non del tutto assimilabile. Mike ha dei figli. E io no, e quindi lei aveva anche questa ulteriore finestra sulle diverse emozioni che si vivevano. Io invece, diversamente, ho sentito molte storie e alla fine questa immagine della bolla mi ha davvero convinto in questo modo. Parlando con Maika, l'aspetto più urgente era quello di condividere questa esperienza, questi stati d'animo. E dicevo con Maika pochi minuti fa, prima di iniziare, quanto fossi sorpresa ed emozionata di fare questa cosa per oggi. Perché è un po' la dimostrazione che quando si crea qualcosa e lo si mette a disposizione degli altri, poi nasce qualcos'altro. Adesso lo sto dicendo male, ma quello che pensavo è che quando ascoltiamo una storia, leggiamo un libro, ascoltiamo una canzone che ci sembra che parli di noi o che parli a noi, la facciamo propria. Ed è un po' quello che volevamo fare con il nostro racconto, condividere un momento, condividere con le altre persone, che è poi sostanzialmente la cosa che più ci è venuta a mancare nel momento del lockdown più duro, la relazione con gli altri, lo scambio con l'altro, la quotidianità.
diamo per scontata delle piccole anche interazioni con il prossimo, che ci restituiscono poi la nostra immagine in qualche modo. Volevamo anche dare un messaggio di positività e di speranza, questo sicuramente. E c'era anche la voglia di condividere anche questo, cioè non solo l'isolamento e la tristezza, ma anche l'accorgersi che assieme, anche se eravamo lontani, potevamo comunque essere anche uniti. Qualsiasi cosa, le cose di tutti i giorni, i gesti, i pensieri, anche le telefonate, se vogliamo, cioè, insomma, qualsiasi cosa poteva portarci a ritrovare, diciamo, quell'equilibrio che è comunque venuto. È stato messo a dura prova. E, sì, non so se riusciamo. Diciamo che tanto in questo periodo si è parlato di che cosa abbiamo imparato, cosa ci portiamo in questo ritorno alla normalità, alla quale forse non dovremmo del tutto tornare, nel senso Se che siamo cambiati. credo, esatto, credo che la cosa più, che forse effettivamente rimarrà, è che non si può far più finta di non sapere che gli altri siamo noi. E che dobbiamo, ed è questo che Sono dobbiamo fondamentali, certo. ricordarci, che le relazioni e il rapporto con gli altri sono fondamentali per l'essere umano. Sono in una società, insomma, sempre più individualista, forse invece anche tutte le esperienze che in questo periodo abbiamo visto di cura condivisa, di persone che si sono prese cura degli altri, dal quartiere al condominio, al vicino di casa che si è ricordato che forse la nonnina a 2 case più in là poteva aver bisogno, non dovrebbero essere limitate a altri ricordi quando, ma potrebbero essere invece sfruttate al meglio. E ricordate anche adesso, ecco, non si può più far finta che non esista questa importanza dello scambio con le altre persone. Una cosa della quale tanto abbiamo sentito la mancanza sono gli abbracci, e anche adesso non so se Maika sente anche lei questa cosa qui, ma penso molti, non solo quando incontriamo le persone tuttora non sappiamo più È difficile, se sì. Si possiamo abbracciarli o no. È spaventoso. sente, si vede anche tante volte, esatto. Ci hanno tolto davvero tanto, ma speriamo che col tempo che si trovi una cura, che l'essere umano capisca che davvero non possiamo fare a meno delle altre persone. Io vorrei dire una cosa, allacciandomi un po' all'inizio, quando Marina ha detto l'idea della bolla. Sì, è vero, è apparsa questa immagine nella mia testa, ma che lei ha rappresentato benissimo, e ha davvero saputo capire me, probabilmente perché, vabbè, le cose poi che si provavano erano un po' quelle. Per tanti, ha saputo trasmetterle a tutti, sia attraverso questo libro che comunque, vabbè, quando parli lo sai che io adoro molto sentirti parlare. E tu sei E, molto bella, dopo tutti questi complimenti. e, no, e ha saputo davvero creare un finale che è quello che, diciamo, io mi aspettavo, ecco, il finale appunto, di questo bisogno dell'altro,
che nessun virus e nessuna cosa potrà mai portarci via. Ecco. Sì, perché il bisogno degli altri, cioè quello che ho cercato di sintetizzare nella conclusione della nostra storia è questo: prendersi il tempo per noi e per gli altri, riguadagnare un po' anche di lentezza per godersi gli abbracci, le relazioni, gli scambi con le persone, lo stare anche con se stessi, l'ascoltare se stessi e gli altri. Io vi ringrazio. Grazie. Vi ringraziamo per l'attenzione. È stato molto piacevole. Grazie.